Ciao a tutti, io mi chiamo Fusca Fiorentini e sono una facilitatrice certificata di Access Consciousness e oggi ho il piacere di intervistare la mia amica Susie Gozzi. Hi Susie, how are you? Hi Francesca, I'm wonderful. How are you? I'm great. Susie è americana, di origini tedesche, e siamo qui oggi perché lei terrà una classe a gennaio, 5, 6 e 7 gennaio in Toscana, una Essie Class. E naturalmente, come potete capire, parlerò in italiano e tradurrò lei dall'inglese. Dunque, Susie, I just say to everyone that you are American with, of course, like German Americans, and I am here to interview you today because you are facilitating an amazing class in January, from the 5th to the 7th of January, and it's an Essie Class. So I would like really to know, because I mean, I saw this amazing picture. I received a couple of your session about Essie, but I would love to know more about Essie. So quello che ho appena chiesto a Susie è appunto se ci può dire qualcosa in più riguardo a Essie. Che cos'è Essie? So what's Essie, Susie? Thank you so much, Francesca. And funny, I actually understood most of what you said in Italian. Mi sta ringraziando, sta dicendo che è simpatico perché ha praticamente quasi capito tutto di quello che dicevo in italiano. Well, I was dunque. surprised by that. So, yes, what is Essie? Essie is a way of working with the body on an energetic level, but also on a physical level. Ok, so Essie è un modo di lavorare nei corpi a un livello energetico, ma anche a un livello fisico. Yeah, and the physical part, like if you have done Access Consciousness body processes, you will use your hands to run energy. Dunque, a livello fisico, se avete già fatto Access Consciousness, se avete usato i lavori sul corpo chiamati body process, appunto noi usiamo le mani sul corpo. And with Essie, we also add connecting to the molecular structure of the body in a different way. E con essi appunto ci si connette molecolarmente, energeticamente, molecolarmente in una maniera diversa. What's this way, Susie? In che Yeah. maniera? Yes. So basically, the Essie energy came up about 10 years ago. Dunque, l'energia di essi è stata scoperta, venuta su 10 anni fa. I started working on Gary Douglas with this energy. Susie ha incominciato a lavorare su Gary Douglas, il fondatore di Access Consciousness, con questo processo Essie. And I didn't really know at the time that this was different, but it was combining the Access Consciousness energy work with touching in a different way. Susie sta dicendo che al momento non sapeva che stava facendo qualcosa di diverso, però era appunto una combinazione di lavoro fisico e lavoro energetico sul corpo. Wow! And after a few years of working on Gary and Dane a lot, the name for this appeared. Dunque, dopo aver lavorato con questa energia su Gary e Dane here, per molti anni questo nome, cioè, gli è stato dato questo nome Essie. And what does it really mean, Essie? Cioè, che cosa significa Essie? Well, Essie is the energetic synthesis of structural embodiment. Dunque, Susie dice che Essie è, solo la traduzione, allora, è il sistema energetico della struttura dell'incorporamento. Sì. Wow. And with that energy, Gary says you will deconstruct the glue of judgment. Dunque, con questo processo Gary dice che vai a, non è distruggere, è cambiare sì, vai a distruggere la costruzione della colla del giudizio nel nostro corpo, no? And what does he mean? Sorry, Susie, if I interrupt you, but Yeah, no, it's.
What do you mean with when you say glue? So, yeah. Cosa intendi quando dici la colla? Yeah, because basically every time you judge your body, you are restricting your body. Praticamente ogni volta che noi giudichiamo il nostro corpo, lo stiamo diminuendo. Okay. And when you restrict your body, let's say you're contracting. E quando appunto lo stai diminuendo e lo stai costringendo, no, allo stesso momento. And so what happens when you are doing this with your body is that internally it really starts to adhere, to glue itself to each other. Dunque, quando appunto stiamo costringendo il nostro corpo e facendo così, internamente si forma come una colla che lo mantiene. So, do you mean that it maintains this this? Okay. Dunque che lo mantiene costretto. Yes, because the fascial system, the connective tissue of the body starts to stick together. Perché la parte della fascia del corpo, il muscolare, e anche la parte tissue. Oh, la cosa interessante è che lo so in italiano, the interesting things I know in English, listening. No, la parte connettiva. Do you mean like also the nerves? That's what you mean? It can also affect the nerves, but let me use an example. Grazie. Allora, può anche avere effetto sui nervi, però lasciamole fare un esempio. So, for example, you probably all have seen a raw chicken leg. Sì, probabilmente tutti noi abbiamo visto una zampa di gallina cruda. Yes, I did. So, when you peel away the skin, underneath it there is this white, very thin stuff. Dunque, quando togli la pelle, no? Sotto c'è questa cosa bianca. And this white stuff is the fascia. E quella cosa bianca, appunto, è la fascia. If you ever like rolled that together in your fingers, you can never take it apart again. Dunque, se per caso la prendi, la tiri via quella parte di fascia, e la incominci a giocare con le tue dita, non la puoi più separare. Ok. So that is very similar to what starts to occur when you are crunching yourself together. E dunque è la stessa cosa che accade quando incominci a racchiudere così tanto te stesso. And so your body can no longer expand and have the space that it truly can function from. Dunque il tuo corpo non ha più la possibilità di espandersi e essere lo spazio che realmente è supposto di avere. And one of the funny things, now just for the people that are listening, when you were talking about connecting tissue, sto dicendo per tutti quelli che stanno ascoltando, io non riuscivo a tradurre connecting tissue è tessuto connettivo. Now I get it. So everyone got the right information too. Tutti avete avuto informazione. Thank you. Yeah, so this tissue is throughout our entire body. Dunque, appunto, il tessuto, questo tessuto di cui parliamo, ricopre interamente tutto il nostro corpo. And so it affects the muscles, it affects the nerves, it affects everything. Dunque, questo tessuto connettivo ha un effetto sui muscoli, sui nervi, su tutto il nostro corpo. But the beautiful thing is that it is also willing to change. Ma la cosa meravigliosa e bella è che ha anche la volontà di cambiare. And so, actually, even in the medical science, they know that this tissue responds to a question. Wow, so stai dicendo che appunto anche nel campo medico
hanno provato e sanno che questo tessuto connettivo risponde a, una, a delle domande. What does it mean? Che cosa significa? Yeah, so when you are truly asking the tissue a question, they can see that it changes just by asking the question. Dunque, praticamente, quando si fa una domanda al tessuto connettivo, i medici, gli scienziati possono immediatamente verificare che il tessuto, subito dopo la domanda, incomincia a cambiare. Yeah, and so with the SE energy, we are being the question. Dunque, con l'energia SE, stiamo essendo la domanda. And so we never function from the idea what the body has to change, but we are asking what else is possible. Dunque non funzioniamo mai dal punto in cui abbiamo posizioniamo già in avanti che cosa il corpo deve cambiare, ma chiediamo al corpo che cosa vuole cambiare. That's such a different perspective to look at working with body, huh, Susie? Stavo dicendo a Susie che questa è veramente una prospettiva totalmente diversa di lavorare con i corpi. So normally people have pain in their body or, you know, disease, and they are going to the, you know, to say, okay, how can I fix it? Or, you know, give me a diagnosis. So normalmente abbiamo problemi con il nostro corpo, abbiamo malattie o altro, e la prima cosa che ci viene in mente è di doverla aggiustare o di trovare la... la diagnosi da differente per il corpo. So really with Essie we're allowing the body to find its own way to the space it actually would like to be. Dunque con Essie permettiamo al corpo veramente di essere lo spazio che realmente può essere. And you don't have to be a body worker to be able to facilitate SE on somebody. E non devi essere un facilitatore di body work per poter praticare SE su qualcun altro. Yeah, you can really, we will really show you how to listen to what the body is asking for. Dunque ti insegneremo veramente ad ascoltare quello che il corpo sta domandando, quello che i corpi stanno domandando. Because bodies know and they know each other. Perché i corpi sanno e si conoscono a vicenda. And so we can ask our body to facilitate another body with great ease. Noi possiamo domandare al nostro corpo di facilitare un altro corpo con totale facilità. And so when, for example, when you touch a shoulder with the Essie energy, the shoulder will let you know how you have to move or how you have to be with that structure. Dunque, facendo un esempio, quando tu tocchi quando si tocca la propria spalla con la mano, la spalla darà l'informazione e lavori con la Essie energy, con l'energia di Essie. La spalla ti darà l'informazione dove vuole essere toccata e come. And so the movement is not like a massage, it is very, very, very slow. Dunque il movimento della Essie non è come un massaggio, ma in realtà è molto, molto lento. So when you touch the body, you connect with the molecules and then you move at snail speed, very slow. Dunque, quando tu tocchi un corpo, ti connetti con le molecole e il movimento è, diceva Susie, come il movimento di un serpente, molto, molto lento. And so, with that molecular connection, you are literally going to move every part of the body when you do move. Dunque, con quella connessione molecolare vai a muovere tutte le parti del corpo quando fai il movimento.
Yeah. And so in that moment, you literally, you may be holding the head or the shoulder and people will talk about their feet. Dunque, per esempio, no? Veramente, magari stai toccando la testa e le spalle di una persona quando loro magari stanno parlando dei loro piedi. And so often, like, they can perceive the connection between their shoulder or their head and their feet. Perché spesso, appunto, riescono a riconoscere, a sentire la connessione tra le spalle, la testa e i loro piedi. So, and sometimes your judgment can restrict your body in all sorts of ways. E spesso il tuo giudizio può... Did you say that hold your body? That's what, sorry. No, your entire body can, like, judgment can restrict your body anywhere, anywhere. Perché comunque il giudizio può restringere il tuo corpo ovunque. So, for example, do you wake up in the morning and are you happy about your body or do you judge your body? Per esempio, ti alzi la mattina e sei felice del tuo corpo o giudichi il tuo corpo? So, yeah, right. You stand there in front of the mirror. You usually don't say, wow, I'm beautiful. Giusto, no? Mi dice Susi, ci si mette davanti allo specchio e no, normalmente non cominci, no, cominci a giudicarti, non dici a te stesso, che bello che sono, grazie. Usually like, oh, these are too small. Normalmente dici, oh, queste sono troppo piccole. This is hanging. Questo sta cadendo. So you judge your body a lot. Yeah, dunque si giudica il proprio corpo molto, molto. And your body, yeah. Every time you judge it, it will create restriction. Dunque il tuo corpo ogni volta che viene giudicato creerà restrizioni. So with the SE work, we can really start to unglue that judgment. Dunque con i lavori essi sul corpo possiamo veramente incominciare a unglue. È così bello in italiano come lo traduco. È togliere la colla dal tuo corpo. Yeah. Disfare la colla. Disincollare, perché alla fine gluing è incollare. È unglue, è disincollare. And can I ask you, is it painful? Is it, è doloroso? Or basically what I was asking is, what has been the best experience for you in class or doing a session, an SE session, and see this change in the body of, you know, your clients. So stavo chiedendo a Susie, è doloroso, ma non è neanche tanto quello. Quali sono state le migliori esperienze che ha avuto in classe o mentre faceva un trattamento SE? Vedere quando ha visto il cambiamento istantaneo. The most fun is when somebody shows up with pain and they walk away without pain. Oh, wow, my body's like, stavo dicendo che appunto la cosa più divertente è quando loro entrano e con tanti dolori e poi se ne vanno che non hanno più dolori. And some, right? Yeah, and sometimes people have had the pain for 20 years. E a volte capita che le persone hanno avuto dolori per 20 anni. And wow. For example, one lady, she had a pain in her hip. Mm-hmm. Hip is the... Yeah. Dunque, per esempio, una signora aveva questo dolore intenso nell'anca. And she had a hard time moving her body without pain. Dunque, aveva veramente... Era dolorosissimo per lei muoversi e non poteva non muoversi senza avere dolori. And the doctor said she needed an operation and, you know, she had done so many different things and it was always painful. Dunque anche i dottori hanno detto di avere un'operazione, dunque lei ne ha provate di tutte e di più e comunque sempre con tantissimi dolori, anche i vari trattamenti. And so during the SE work together, like, she was working with another participant. Dunque, durante la classe S, lei stava lavorando con un altro partecipante.
So the other person didn't have any massage experience or anything, just started ESI for the first time. L'altra persona non aveva mai avuto neanche un'esperienza di un massaggio, niente nel suo corpo. Ha proprio iniziato indirettamente con ESI. How did it go? Com'è andato? Yeah, and she was touching her in so many different places, but all about asking the body. Dunque stava toccando in diversi punti, ma solo chiedendo al corpo. And about 20 minutes later, the woman got up. E dopo 20 minuti la signora sul letto si è alzata. And she was out of pain. E lei non aveva più dolori. So that was the one with the hips. Questa era quella che aveva il dolore. Dunque questa signora che parlavamo prima, che ha avuto il dolore all'anca, dopo 20 minuti, trattata da una che non, era la prima volta, si è alzata senza più dolori. Wow. And at first she couldn't believe it. At first she couldn't believe it. I can't believe it. Dice che inizialmente non ci poteva credere. Non poteva credere ai suoi occhi. So she didn't say anything. Dunque non ha detto niente, è stata zitta. But the next day, yes, the next day she came to class. Ma il giorno dopo è tornata in classe. And she said she has never been out of pain for more than 1 hour. Wow. E ha detto che non era mai stata senza dolori per più di un'ora. And this is the first time she had been out of pain for 12 hours. E questa era la prima volta che lei non aveva avuto dolori per 12 ore continuamente. And she wrote me later and said she was still fine, no more pain. E dopo la classe, appunto, gli ha mandato un'email, comunicato che stava bene e non ha più avuto dolori. That's so amazing. What really, truly can we all create with bodies that we haven't yet acknowledged? Dunque, veramente, che cosa possiamo tutti noi creare con i corpi che non abbiamo ancora riconosciuto? Yeah. So truly, what else is possible? And if this is intriguing, please join us in the class. Dunque, cos'altro è possibile? Se questo un po' vi intriga, per piacere, unitevi a noi alla classe. I have so many ideas. I'm so excited to come to this class, Susie. Sono così eccitata di venire in questa classe. So, me and Susie, we know each other since long time. Io e Susie ci conosciamo da lungo tempo. E Susie fa queste classi in giro in tutto il mondo, ma non ho mai avuto la possibilità di frequentarne una. So I told her, you have done so many classes, but I never actually attend one. E sono veramente intrigata, I'm very intrigued and excited. And one of the things I realized, una delle cose che ho realizzato facendo i lavori sul corpo di Access, doing Access Conscious, no, Access Conscious blood work, it's really, as you said, come hai detto tu, Susie, restare sempre nella domanda. Io, per esempio, in questa classe, for example, in this class, I want to bring my mom. Io voglio portare mia mamma. Questo è il suo regalo, gliel'ho già detto, is her gift. Because since I'm starting doing accents and working on hair, her pain actually changed so much. But she still had pain when she's walking. So da quando ho iniziato a fare access, a lavorare su di lei, i suoi dolori sono cambiati, però comunque li ha sempre. Allora ho detto, questo è il tuo regalo per il nuovo anno. This is your gift for the new years. And come and join. And è così. Dunque, bisogna... There are any prereqs for this class, Susie? Ci sono qualche prerequisito? No, non ci sono prerequisiti. You just need to have a body. Devi già... Devi solo avere un corpo. Beh, ci siamo, dai la testa. That's perfect. La classe, the class is 2 days and a half, right? La classe è 2 giorni e mezzo. So basically we will work on each other. How actually, just very 10 seconds, how come la classe si svolgerà? Yes, we will work on each other the whole time. Ok, lavoreremo su di noi tutto il tempo. There will be a little bit of talking also about the energy and like turning the energy on. Dunque ci sarà appunto
un po' di parte parlata riguardo l'energia, di come far accendere l'energia e far aumentare. And you might have questions and so forth. And so, yes, a part of the class is also talking. Una parte della classe appunto è appunto parlata, qualsiasi domanda voi abbiate. Susie, but there's a lot of body work, a lot of exchanges, yeah. Ci sono tanti, tanti lavori sul corpo, tanti scambi tra le persone. Perfect. Yeah. No, we don't have to be like in a special like dress or things like, we have to be dressed. Because I had a question if we have to be naked and I said no. So stavo dicendo, stavo appunto chiedendo, qualcuno mi aveva domandato, ma bisogna essere nudi? No, 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 voi se sarete vestiti avremo dei lettini da massaggio, dunque, in cui lavorare. Yeah, I mean, some people choose to take off their shirt and things like that, and it's fine, and it doesn't have to happen. It can be done through clothing, so it's not required to take off clothing. Dice che qualcuno a volte preferisce togliersi la maglietta, ma non è necessario, si può lavorare tranquillamente attraverso i vestiti. Before asking you for this interview, sorry, I actually talked with a couple of persons that have done your classes already. Stavo dicendo che prima di intervistarla ho parlato con un po' di persone che hanno frequentato la sua classe. And one of the things that came up, actually, with all of them, has been that they, since after your class, you can become, I need to cough. I had the same thing. I wonder what's happening. I wonder who is talking to us. Sta dicendo che stava avendo la stessa cosa, dunque sta domandando che cosa sta succedendo, chi cosa ci sta parlando. Anyway, stavo dicendo appunto che ho parlato con diverse persone che hanno fatto classi con lei e per informarmi un po' prima di intervistarla. E una delle cose che è venuta su maggiormente anche, visto che con questa classe, subito dopo aver fatto la classe, diventi un operatore, che il loro business si è incrementato tantissimo. Hanno incominciato a fare molte sessioni di essi e appunto a incrementare anche un'altra branca del loro business. I want to say, just maybe you understood because you got it a bit in Italian. I will say that when I asked to other people that actually attend your class, one of the things that came up that also their business as a practitioner of ECSI and also they have added this technique in their work, increase so much their business. That's actually, yeah. Because basically you can, just after the 2 days and a half, you become an ESI practitioner, right? So dopo i 2 giorni e mezzo, diventi un praticante di ESI. Yeah. Yes, and it is so much fun to hear all the stories of people that are using ESI on people and what has been facilitated. E dice che è così divertente sentire le storie di persone che hanno lavorato con la ESI Energy in altre persone e quello che hanno cambiato, quello che è stato cambiato nei corpi. Amazing, amazing. Let's say in Italian, diciamolo in italiano, amazing, fantastico. That's true. Sì. Ok, Susie. I'm so satisfied about our interview. I probably want to ask you more questions. Sto dicendo che sono molto soddisfatta dell'intervista. Volevo fare più domande, ma è stata così esauriente che non vedo l'ora che sia il 5 gennaio che inizia la classe. I will say that you have been so great on, you know, bringing me in the energy of ESI that I don't have any more questions. And I'm so looking forward for the class in January. Thank you so much, Francesca. And I am so, so excited that you are hosting together with Diva. It's just like, yay, I am so excited. Thank you so much for it, really creating this class. Thank you, thank you, thank you. E dice che appunto è così eccitata al fatto che io e Diva Diaz stiamo organizzando la classe per lei e è così grata. We are grateful. Noi siamo molto grate to bring one of our best friends in Italy
and create together. Noi siamo molto grate di prendere uno dei nostri migliori amici, che è Susie, e fare questa classe. Dunque, se avete domande, sotto ci sarà il link alla classe, potete contattare me, Francesca Fiorentini o Diva Diaz. E la classe è 5, 6, 7 gennaio a Firenze. Che cosa vorresti cambiare nel tuo corpo che non hai ancora pensato fosse possibile? Thank you so much, Susie. Thank you, Franci. Okay. Bye. 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 Bye.